ecco a voi Alvino, disponibili alle vostre domande, il numero 10 che ha segnato il primo gol della giornata. Ecco Francesco, gol importante anche il tuo, ha messo la vostra gara in discesa, poi da lì in poi avete creato molte azioni, soprattutto tu su quella fascia sinistra, ti scambiai molto bene con Gargiulo, davvero una partita che se vista scientificamente, tecnicamente, possiamo dire che è stata giocata bene da parte vostra. Sì, abbiamo fatto una buona partita, era importante partire forti. Siamo stati bravi e fortunati a trovare gol dopo pochi minuti e ecco, proprio come dicevi tu, abbiamo messo subito la partita in discesa, è stato importante. Francesco, sono due partite di fila che hanno cercato di vincere, due partite di fila sono rientrati titolari in più NFL in contemporanea. Vuol dire qualcosa adesso? No, titolari no, perché il mister, come vedete voi, è uno che fa tanta rotazione. Qui ci sentiamo tutti titolari, tutti importanti, quindi chi gioca gioca, è importante che dà il suo contributo. Partita complicata, non era facile, perché abbiamo detto anche con Carlaci e Mister, Cinzia è venuto qui a giocarsela con la mente libera, visto che dopo... Sì, infatti, tutte le partite sono difficili, come abbiamo visto durante l'arco del campionato. Partite facili non ce ne sono. Loro stanno in una posizione di classifica difficile, e quindi sono venuti qua, poi a Nocera chi viene e perde è tutto normale per gli altri. E niente, da qui alla fine mancano 6-4 partite, dobbiamo fare più punti possibili per vedere in che posizione ci andiamo a mettere. Francesco, pensi che questa squadra sia finalmente, dopo un periodo difficile, ritornata sui livelli abituali, quelli che abbiamo visto nell'arco del campionato che è andato soprattutto tra dicembre e... Guarda, la partita di oggi è stata una buona partita anche sul piano tecnico. Abbiamo fatto anche tante buone partite, però non abbiamo raccolti 3 punti. Poi è normale che da fuori si guardino solo i risultati, parliamoci chiaro. Quindi se giochi male e fai 3 punti il tifoso è felice. Se giochi bene e non fai 3 punti il tifoso non è felice, parliamoci chiaro, è così. Giovedì l'altra gara da prendere con le monte, altro avversario da prendere con le monte. Sì, prevedevo... Perso 5-0. Sì, come vedevo proprio i risultati prima, hanno fatto una brutta sconfitta, quindi sicuramente avranno voglia di riscattarsi. Sicuramente andremo lì a cercare di fare la nostra partita e portare a casa i 3 punti. Ho visto un'importanza un po' particolare del gol, qualche tecnica speciale a qualcuno? Sì, c'è la mia ragazza in tribuna che è dedicata a lei.